Ragazzi, sono Volscente e bentornati con Fallout Shelter. Allora, abbiamo più persone qua. Intanto è tornato il nostro genio collezioniamo quello che ha raccolto. Ci ha dato un sacco di punti. Siamo a 225 tappini felici. Ed entra vittorioso. Tra l'altro, ha pure trovato la maglietta, quella della Sekkiness, quella subito sexy. Che andiamo a dare al nostro amico qua che deve ingravidare. Guardatelo che bello, guardatelo, guardatelo. Oh mio Dio, c'è una cosa tremenda qua. Questo sta un attacco ninja. Mandiamo subito questo a sistemare l'attacco ninja, perché questo arriva con il super mega cannone. Vediamo appena arriva come sistema quello scarafaggio, perché quello si è fatto male, tra l'altro. Quale cavolo di pestarli con i piedi? Io sono qua con. No, vaffanculo. La sua presenza è stata positiva. Hanno preso l'esperienza in due, almeno questo. Va bene. Abbiamo qua una donna. Che cosa ha come caratteristiche? Allora, ha due di fortuna, due di agilità, due di intelligenza, due di carisma, di resistenza, uno in percezione e uno in forza. Secondo me è ottima per andare a fare la conoscenza. Building a medbay allow you vault to produce steam packs and help injured duelers. Dice di andare a fare la medbay, ma stavo dicendo che questa di qua andrà a fare la conoscenza del nostro ingravidatore, il signor Roger Allen, chiamato anche Penelungo, ricco Penelungo, proprio per attrarre di più. Guardate com'è già innamorata. Guardatela qua. Lori Roger, già si chiamano per nome. Be so lonely, arrivo a usare così solo qua senza di te. Oh, arriva il terzo incomodo. Qua abbiamo il. Guardatelo là. Non caga. Io l'assegno qua. Andiamo a rompere le palle, vediamo chi la ingravida. Intanto questi hanno fatto del cibo. Niente, niente di cui preoccuparsi. Possiamo costruire, ma fra un secondo, perché voglio capire se qua. Chi ce l'ha nel menage a trois qua, chi vince. Sto passando, ragazzi, la domenica a registrare questo gioco. È una piccola droga. Se avete il cellulare, scaricatevelo, giocatevelo. E qua niente, qui si fanno l'amore. Lui è bravissimo a combattere, però non così bravo a tutto il resto. Nell'arte dell'accalappiare gnocche. Mettiamola così, scusate ragazzi. Allora, intanto abbiamo bisogno qua, possiamo fare una medbay, che l'abbiamo sbloccata, costa 400 e per tale motivo non la possiamo fare. Io direi, visto e considerato abbiamo tanti duelers, questo di qua potrebbe dare un più 2, può andare pure a lavorare e mandare questa a riposare? Sì, però mettiamo questo a lavorare un istante, perché da. Un più 2, abbiamo bisogno di più acqua. Non possiamo fare questa bellissima medbay, anche se ci servirebbe davvero tanto. E io direi di rushare qua la produzione di acqua 7-6. Aspetta, che forse la produce fra 4 secondi. Fa l'acqua, vediamo se è vero. Vediamo se questo è il conto alla rovescia 1-0. Sì, acqua. Fra 1 minuto e 50 ci sarà più acqua. Visto che non vogliamo fare scendere la nostra felicità, rush da 29% di disastro, quindi proviamo. In genere il disastro succede. Sì, abbiamo avuto successo. Benissimo, hanno dato pure esperienza. Abbiamo abbastanza cibo per tutti. Questo ha fatto il level up. Questo ha fatto il level up. Questo non deve rushare niente perché è solamente una storage room. E siamo col 93% di felicità. Ora direi: questa è già incinta. Quella non si sa. Dov'è l'altra? Questa sta facendo pure. Questa è incinta, va bene. Facciamo una cosa, ragazzi. Visto che. Che dice questa? Yeah, but Mr. Gatsby will be way my fan. Qua parlano. Io direi. Facciamo uno scambio, mandiamo questo qua, qua sopra, qua, rimandiamo questa a lavorare perché è più bello, questo ha fatto il level up e è a livello 5, e ora direi questo di qua di rimandarlo all'avventura perché ragazzi ha più a cosa, questo di qua che cosa dà?
aumenta l'hack, aumenta la P e aumenta la A, che sarebbe l'agility. La P è la perception. Ragazzi, direi questo di qua di rimandarlo subito nelle lande desolate. Non abbiamo niente, né steampunk né niente, però andiamo ad esplorare, ragazzi, perché questo tizio ci porta benessere, 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 benessere. Qua hanno fatto del cibo, con l'acqua siamo messi bene. E questi due ancora, però, ma l'amore pensavo che scoppiasse molto più velocemente. Prendetemi un secondo per dare un mi piace a questa serie. E come vi ho detto precedentemente, fatemi sapere se ci sono altri giochi per cellulare che valga la pena giocare e che mi consigliate. Nel frattempo, nella sala qua va tutto bene. Per quanto riguarda l'elettricità, io vorrei provare a rushare di nuovo l'acqua. Che possibilità ho io? Di 39, proviamo, proviamo, proviamo. Vediamo ce la facciamo. Sì, successo. Abbiamo fatto ancora più punti, ragazzi. Dobbiamo arrivare, abbiamo 306. E per andare a costruire qua lo Science Lab, abbiamo bisogno, no, il Med Bay di 400, quindi siamo quasi là. Andiamoci a vedere gli obiettivi. Deve nascere un bambino per avere 25. Dobbiamo avere uno di questi tizi dentro il bunker che non abbia capelli e ci dà 50, perché vabbè, bello questo obiettivo. Ne dobbiamo vendere una pistola o un outfit. Che è questo di qua. Appena torneranno i nostri sopravvissuti. Che a proposito, andiamo a controllare. Klaus, che è successo? Cosa ha celebrato? Qua stanno andando. Ok, ecco cos'è nato l'amore. Vanno a fare zucchete, zucchete, zucchete. Vediamo. Molta felicità perché questo tizio con questo pigiama sexy, voglio dire, riesce a riscuotere successo in 2 secondi. Dovrebbero cominciare a nascere qua sopravvissuti. Ok, e questa di qua ritorna incinta automaticamente. Nel frattempo abbiamo cibo ed elettricità. E vediamo questa qua incinta cosa darebbe: più 0, più 2 a questa stanza e niente qua. Meno 2 più 0 è proprio inutile. La mettiamo a rilassarsi, così sta nella relaxation room, ad aspettare il suo turno di essere ingravidata. Ma stavo dicendo, dobbiamo andare a vedere cosa stanno facendo questi. Questo sta portando un sacco di C, è a livello 3, non sta neanche male, ha una pistola che è qualcosa di tremendo. Vediamo che sta facendo questo. No, recall, ragazzi. Alexander Price sta morendo. Però ha trovato un vestito della Madonna. Facciamo ritornare. Ci vorranno 42 minuti. Ma meglio così perché me ne ero quasi dimenticato che esisteva. E il nostro Brian Richards sta andando lì armato di tutte le armi possibili e immaginabili a scoprire qualcosa. Ha fatto altri 200 punti. Però questo di qua, mamma mia, meno male che me ne sono accorto. Perché eravamo lì lì per perderlo. Perché stava morendo? Vediamo. Ha avuto due danni da un Rad Roach, che dovrebbe essere forse un Coco Roach, che vorrebbe uno scarafaggio o qualcosa del genere. Il ratto gli avrà fatto pure male. Ma non lo so. Stato ferito pesantemente, meno male che ce ne siamo accorti. Ah, la Battle Armor ha trovato, ragazzi. Questo di qua è ancora nudo perché è un po' una minchia. Però, a dispetto del fatto che sia nudo, è arrivato a livello 3 e è più alto di livello pure degli altri. Sta trovando. Questo di qua sta cominciando a collezionare cose. E si è fatto male un pochettino. Ha già ucciso un ratto. Qua abbiamo intanto acqua e cibo che sono in abbondanza. Specialmente il cibo sembra andare estremamente bene. Qua vediamo se possiamo velocizzare il processo con il rush. No, assolutamente. Qua vediamo se possiamo velocizzare il processo. Così facciamo esperienza. Ta 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 ta. Failed. No, abbiamo fallito. C'è un attacco qua. Quella scappa e quello si mette ad attaccare. Va bene, ne ha ucciso uno. Sta diventando super mega pazzesco. E mentre quello cerca di uccidere questa scappa distrutta proprio.
Water Treatment Station. Vediamo quanto c'è di possibilità di... c'è possibilità di rushare questo posto. Però non si può rushare niente perché è fallito il rush. Ce la fai ad ammazzare? Sta morendo questo per non schiacciare questo tizio. Che ci vorrà mai a distruggere questo scarafaggio? Dai. Sì. Ok, ce l'ha fatta. E sta di nuovo bene. Abbiamo fatto un po' di XP. E possiamo ritenerci fortunati. Non ci ha attaccato ancora nessuno, ragazzi. Siamo messi davvero, davvero, davvero bene. Vediamo se si può rushare questo di qua. 37%. Proviamo di nuovo, ragazzi. Proviamo, proviamo. La felicità. No, di nuovo. No, un altro incidente. Sto bruciando tutto. Questo ha fatto il level up. Nel frattempo quella scappa distrutta. Col... è spaventatissima. Qua sta bruciando tutto. Prendiamoci la nostra bella elettricità. Prendiamoci la nostra bella acqua. Dai, ce la sta facendo. È quasi tutto bruciato il ristorante. Dai, 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 che abbiamo bisogno di cibo subito. Questo succede, ragazzi, quando si cerca di fare troppo gli sboroni. Questo ce l'ha fatto. Tutto di nuovo ritorna in condizioni perfette in 2 secondi. Questa stanza, cosa ne dite? Sì, sta ritornando per bene. Questa incinta sta prendendo tutto lo stress del mondo. Tra l'altro ha pure i capelli bianchi, se non erro. Non è neanche giovanissima, a meno che non sia bionda. Andiamo a curiosare, vediamo. Oh, che bellini. Sono ritornati al lavoro come se nulla fosse. E questo qua sta a toccarsi l'uccello dopo aver messo incinta tutto il battaglione qua. Non c'è gelosia, non lo so, non la conoscono. Nel frattempo vediamo, questo qua sta ritornando e sta messo decentemente. Quel poco che basta per sopravvivere, però sta portando un bel po' di cose. Gli altri sono tutti abbastanza felici, abbastanza felici, abbastanza felici, tutti quanti ingravidati e contenti. Qua non abbiamo pack, non riusciamo a fare niente. I daily report non ci hanno dato ancora un rating, uno score per le nostre cose giornaliere. Outfit, abbiamo il nuovo outfit che dà best used when sleeping or entertaining. È meglio usarlo quando si dorme o si intrattiene. Ma va bene così. E vediamo a che punto, come stanno i nostri sopravvissuti là fuori. Questo è stato ferito, però sta facendo davvero tanta esperienza. Ne ha fatti 455. Non vedo l'ora di costruire questo laboratorio. Questo sta ritornando portandoci questi punti. Appena arriva, fra 37 minuti, noi potremo andare a fare qualcosa di bello sicuramente, perché va bene così. Ci sta portando i punti che servono per farci la nostra med bay, così possiamo produrre finalmente queste caspita di sacche di sangue per curare i nostri sopravvissuti. Però ci porta questo anche alla domanda: la med bay dove la costruisco? La costruisco, insomma, qua sopra, molto probabilmente, perché qui sopra andrebbe costruita. Poi in futuro magari demolirò questa cosa qua e farò un doppio quartiere, fra virgolette, per le cose d'acqua. Sì, quindi ci serve un po' più di quello che ci pensava, perché un ascensore costa, vediamo subito, costa 175, mica poco, eh? Sì, costa 175. Possiamo ancora potenziare questa water treatment, però non ce n'è bisogno. Felicità al 97%, bellissimo. Abbiamo un incendio, il nostro... guardatelo che sexy in pigiama, ragazzi. Guardatelo com'è bravo a spegnere questo incendio. Così è arrivato questo dal nulla. Dal nulla, dal nulla, dal nulla. Oh mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio. Mi sono spostato dal computer un istante per prendere un sorso d'acqua che non sono riuscito a prendere. Ma
E qua con la sua col suo charm. Cioè qua mi sa che questo qua ci fa morire. Farà bruciare tutto. Sì, ce l'ha. No, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Ha perso un po' di vita, ma ce l'ha fatta e ci ha fatto guadagnare pure un po' di punti di esperienza. Nel frattempo abbiamo un'altra persona che è livellata. Si fa molto più intenso il gioco. Vediamo cosa succede fuori. Ah, qua il cibo è pronto. L'ultima volta abbiamo provato a rushare questa produzione di cibo. Non è che sia andata proprio bene. La felicità è ai livelli massimi storici 97%. Questo intanto ha trovato, wow, una pistola, una nuova pistola. Quindi tornerà a casa con un'altra arma. E potremo. Questa 2-4, questa 3-4. Anche se questa di qua è ancora meglio. Però questa di qua la potremmo dare a chi deve difendere l'accampamento. E sta continuando ad andare in giro. Ha detto, credo che andrò da questa parte. Vediamo cosa sta facendo questo. Ancora mancano 31 minuti prima che torni. Va benissimo. Non ha trovato assolutamente niente, tranne quel vestito fighissimo. Questo è andato, ha trovato già un bellissimo fucile. E ci sta, ci fa piacere proprio. E mi sa che lo richiamerei. Tornerà fra 6 minuti. Ed è buono che abbia questo fucile perché non abbiamo molte persone armate. Dovrei pure upgradare. Oh, ragazzi, possiamo fare la med bay. Ragazzi, possiamo fare. No, possiamo fare l'ascensore e poi fare la med bay. Va bene. Ragazzi, cominciamo. Facciamoci. A meno che. Vediamo un secondo. Non la facciamo da questo lato. No, assolutamente no. Faccio un ascensore, ragazzi. La voglio fare un in basso. E la metto qua. Ok, l'ascensore è stato costruito e abbiamo bisogno proprio di un pochettino di punti perché abbiamo 374 per costruire questa med bay che ne costa 400 e che richiede intelligenza. Non è che abbiamo tutti questi geniacci a lavorare per noi al giorno d'oggi, però siamo quasi là. Vediamo se riusciamo a rushare qualcosa. Possibilità di 32% di incendio. Questo ha fatto il level up. Successo, sì, e siamo stati premiati perché avendo preso questo azzardo, noi ora possiamo costruire questa Med Bay e l'andiamo a mettere esattamente qua, ragazzi. Ok, vediamo se accendono le luci e direi fra i due, questo darebbe più uno e questo di qua che è bellissimo più uno, quindi questo direi lo togliamo da qua, oppure che abbiamo questa incinta che dà più 2. Allora mettiamo per ora questa che dà più 2 e questo di qua lo mettiamo che dà più 1, così abbiamo un pochettino di produzione di sacche di sangue, molto probabilmente per la nostra Med Bay. L'elettricità va bene. Vediamo se clicchiamo sulla Med Bay cosa succede. Want to listen to the radio later? Ah, questo già, cioè questi flirtano tranquillamente. Vediamo cosa fanno nel momento in cui si rusha. 34%, vediamo se andrà in disastro questo primo tentativo di rush. Sì, successo. Siamo riusciti a produrre molto probabilmente un qualcosa. Rush, no, 44%, assolutamente no. Abbiamo acqua e cibo. Che va benone. Vorrei vedere io nel nostro inventario outfit weapon. Abbiamo uno di questi cosi di cui dovremmo dare ai nostri tizi quando li mandiamo via in giro per il mondo. E va bene così. Vediamo se quello è ancora vivo. Questo sta bene, è un po' più ferito di prima. Questo non verrà forse più ferito mentre sta tornando. Questo per ora sta già ritornando per riportarci questo fucile, ritornerà fra 3 minuti e va bene così. E voglio armare tutti quanti fino al collo e soprattutto fare anche un'altra cosa, che è quella di vendere quest'arma per sbloccare questo obiettivo qua che abbiamo. Evable dual renewable, sell one weapon or outfit, un vestito o un'arma, a meno che non ci sia qualche vestito da poter vendere. Va bene così. Siamo quasi al massimo di tutto, tranne che di acqua. Potremmo pure togliere questi living quarters o cercare a upgradare questi residence 0 di 4. Possono avere 4 persone qua e altre 2 qua, 6 persone.
Questa di qua sta benissimo proprio. Rush, sentiamo 39% di disgrazia. Qua non si rusha niente. Qua quanto c'è di disgrazia? 37%. Assolutamente no. È la Med Bay. Ora se la facciamo 44%. Meglio, meglio che no. Vorrei tanto upgradare questa Vault d'Or, ma l'upgrade costa 500. Assolutamente non mi fa piacere che c'è questo upgrade acqua. Subito, subito, subito. Felicità al massimi. Ma cominciano a partorire queste tizie? Io non lo so, io non lo so, io non lo so. Intanto fatemi sapere se volete vedere qualche altro video di questo gioco di H1Z1 o di quale altro gioco di quelli che sto trattando per il momento vi interessa di più. Perché sto cercando di sistemare il canale sempre di più in un modo tale che i video che escano siano i video che volete vedere senza possibilità di fare serie un pochettino fallimentari. E per questo mi servono i vostri commenti. Ricordatevi sempre un bel mi piace se volete aiutare il canale, la serie, anche perché più iscritti ho, più motivato sono a fare video. Mi avete chiesto ora di cominciare a fare più di un video al giorno, che è un impegno pazzesco. Sto provando di fare intanto di mettere un video al giorno e magari di aggiungere con qualche registrazione di qualcos'altro, però. Datemi una mano pure voi con qualche mi piace, qualche scritto in più che fa sempre piacere. Ho aggiunto pure il pulsante delle donazioni. Metterò magari la carta delle donazioni se me lo ricordo a questo video. Quindi se volete donarmi milioni di miliardi di dollari, cliccate sulla carta e vedete insomma come funziona. Userò i vostri dobloni d'oro per magari comprare qualche giochino o magari per qualche contest comprare qualche gioco a voi. Questo nel frattempo è livellato, è andato a livello 4. E a che punto è questo qua? Che cosa abbiamo? Abbiamo tutti quanti come sono messi. Ne abbiamo 14 di 32 di sopravvissuti e va bene così. C'è un incidente qua, come al solito questo fa cagare nel bloccare l'incidente e bloccare gli scarafoni. Ma perché ci sono sempre questi incidenti col cibo? Forse vabbè, escono i ratti perché vengono attirati dalle cose che si cucinano. Questo cerca di proprio di schiacciarlo a distanza. Dai! Dai! Ecco così siamo. Bello che nel futuro, come si pensa che cerchi di ucciderlo con un'arma, con qualcosa, no, minchia armato, come nel Medioevo. Piede, scarpa, pam. Pam. E si sta facendo pure ferire parecchio da questo scarafaggio, perché vedete la vita che scende, pam. Dai, e ce l'abbiamo fatta. Ora la femmina torna qua, tornerà a farci, a causarci felicità. Nel frattempo vediamo qua la volta di nuovo e zoomiamo. Sta tornando il nostro Mister Fenomeno con il fucile. Guardalo che bello. Raccogliamo la nostra ricompensa, i nostri dindini più l'arma. L'arma che dovremmo andare a equipaggiare a qualcuno di questi. Le donne incinta abbiamo detto che non combattono. Per quanto riguarda l'arma, questa di qua mi sembra molto più cattiva del 15-7, minchia, del fucile o dell'uno che fanno i pugni. Non so se vendere quest'arma, però quest'arma qua fa, dicevamo, 4-5. Vediamo quanto fa quest'arma qua. 3-4. Vediamo se abbiamo armi ancora più cagose. Questo ha i pugni nelle mani, questo è 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 pugni. L'acqua, prendiamola subito. Che ci serve. Stavo dicendo, questo mi sembra che abbia i pugni nelle mani, questo ha fatto il level up, questo ha fatto il level up, ma non abbiamo, ragazzi, tutte queste armi. Tra l'altro, un'arma io la darei pure a questo tizio perché è il posto che viene attaccato più di tutti. Ha un vestito che aumenta di tanto la tensione. Questa la lasciamo qua a lavorare. E questo tizio qua lo rimandiamo subito fuori.
Abbiamo le blood bag? Assolutamente no. Però mandiamolo con questa cosa di qua ad esplorare. E continua a fare il tuo porco lavoro di portarci a casa armi, munizioni e chi più ne ha più ne metta. Vediamo nel frattempo, appena questo di qua andrà, voglio vedere se gli altri hanno raccattato niente. What's new? To ensure your experience is enjoyable and hassle-free as possible, Vault Tech Engineers have implemented some existing new features. Exciting new feature. Hanno messo nuove cose. Ci sono stati aggiunti nuovi incidenti. Ora ci sono questi mostri qua, Mallrat, che sono giganteschi, e Deathclaws, Mr. Andy. Now in Lunchbox and Store. Cioè, Mr. Andy, signor Andy, nel lunchbox e nel negozio vendono. Object and rebalance. Gli obiettivi sono stati aggiustati un pochettino e ribilanciati. E c'è stato dei fix e dell'ottimizzazione. Oh, è nato il nuovo bambino! Possiamo dargli un nome. Gloria. È praticamente The Proud Parents. Oh, questo comincia. Questo era Harold Knight che l'ha messa incinta. Gloria, chiamiamola. Come la chiamiamo questa? Gloria Knight. È femmina. È femmina. È rosa. Come cazzo la chiamiamo? Chiamiamola Faye, come mia moglie. Ok. Faye, I gave her your name. Mia moglie è buttata là che sta ghiacciando alla bambina. Nel frattempo abbiamo quindi un altro. Dov'è il bebè? Dove cazzo sta sto bebè? Il bambino che gioca felice sul prato. Lo mettiamo a lavorare subito. Guardate che è già cresciuto questo bambino. Vediamo che cos'è. Tanto culo, come mia moglie, è proprio lei, forza, percezione, endurance, stamina e luck. Questa di qua dovrebbe essere una bellissima esploratrice, non si può spostare perché è troppo piccola per lavorare, però conta nell'accampamento come persona. Fra poco, ragazzi, dovrebbero cominciare a nascere un sacco di bimbi, veramente un sacco, ma mentre la piccola Gloria qua non si può prendere come gli altri. Non si può prendere perché è piccola. L'unica cosa che fa non fa un cazzo tutto il giorno finché non cresce a velocità della luce. Che possiamo fare con la piccola Gloria? 50% di felicità e sta andando verso diventare adulto, da bambino ad adulto. Bellissimo. Questo è fenomenale. Nel frattempo, questa è pure incinta. Ah, e abbiamo una che non è più incinta. Dove cazzo sta? Dove stai? Dove stai? Non sei incinta. Oh. Scusatemi. Abbiamo bisogno di un po' di sexy time qua. Vieni qua. Facciamo la macchina proprio a sforna bambini. Andiamo a mettere subito, subito incinta. Tatta 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 tatta. Facciamo un po' di zucchi di zucchi di zucchi di zucchi di zucchi. He's a thief in the vault because you stole my heart. Oh, mamma mia, le linee. Le cose che dice. C'è un ladro dentro la volta perché mi hai rubato il cuore. Già c'è stato amore dopo che l'ha messa incinta. You're so sweet. Questa ci. Cioè, guardatelo qua che faccia da culo. Sei così dolce, le ha detto. Proprio. Oh, Roger, le lasci. Questi di qua sono la coppia perfetta. Ora sta facendo praticamente. You are like cholesterol, always messing with my heart. Oh, sei come il colesterolo. Sempre a fare casino col mio cuore. Just love spending time with you. Amo spendere tempo con te. Sta facendo. Sta mia moglie si lamenta che non le dico mai queste cose. E meno male. Praticamente ha appena partorito con l'altro e sta facendo il figlio con la. Un pochettino promiscua la tipa. Arruina. Basta. Troppo zucchero. Prendiamo qua acqua ed elettricità e vediamo a che punto sono i nostri sopravvissuti. Fra un pochettino mi sa che se ne andranno a fare zucchi di zucchi di zucchi. Nel frattempo, Raymond Hart ha l'altra arma. Ha trovato forse due armi e va bene così.
Per quanto riguarda questo tizio, Returning to the Vault, 18 minuti, sta tornando con un sacco di punti, è mezzo morto, non ha trovato niente. E il nostro Capitan Futuro qua ha trovato un topo. Vediamo come andrà, se prende danno da questo topo. Ok, Demoralt has been killed, l'ha ucciso tranquillamente, ha preso 225 di esperienza, è un mito, senza prendere neanche un danno. Raccogliamo questo cibo. Questi qua stanno per innamorarsi di nuovo. La bambina qua è ancora piccolina. Però va bene così. Allora, su queste note vi lascio. Lasciate un mi piace e speriamo di vedere presto il prossimo video. Prendiamo un level up al volo. Grazie, alla prossima. Ciao!